Ciao, siamo nell'era del boom del fotovoltaico. In commercio ci sono pannelli solari per tutti i gusti. Potrebbe nascere l'esigenza di dover portare con sé, in auto, in moto o in bici, un piccolo pannello solare. Nei negozi di elettronica e su internet, a fronte di una spesa di 30-60 euro, ne troviamo alcuni modelli piccoli, portatili, ma purtroppo, ahimè, quasi del tutto inutili. Il problema è che questi piccoli pannelli sono sì portatili, ma troppo piccoli per produrre abbastanza corrente da essere utilizzabili. La maggior parte delle volte si fatica persino a ricaricare uno smartphone. Purtroppo sui prodotti commerciali made in China, le targhette riportano dati molto fantasiosi. Si regalano facilmente volt, ampere e watt come noccioline, quando la realtà è molto differente. Per cominciare ad essere utile dovremmo portare con noi un pannello fotovoltaico che almeno in teoria sviluppasse 12 volt 30 watt, teorici. Il problema è che un pannello del genere comincia ad essere abbastanza ingombrante per essere considerato portatile. Ad esempio questo misura 64x35 cm circa. Quindi quale sarebbe la soluzione per avere una potenza dignitosa ma realmente portatile? Io l'ho trovata sfruttando 5 piccoli pannelli. Ognuno eroga 12 volt e potrei applicarci 5 watt di carico, teoricamente. Per tenerli insieme ho usato semplice nastro adesivo largo, trasparente, distanziandoli almeno un centimetro l'uno dall'altro. Il collegamento elettrico è molto semplice, basta collegare con un filo tutti i poli positivi e negativi in parallelo. Per il connettore possiamo utilizzare quello che più preferiamo, con il polo positivo solitamente al centro. Qui ho ripreso un test di carico, gli ho collegato una piccola pompa elettrica per l'acqua, sempre a 12 volt, e una ventola. Naturalmente se avessimo bisogno di più potenza potremmo acquistare 10 pannelli, organizzandoli in modo tale da poterli richiudere. Ciao, al prossimo video!